In questa recensione vi parlo ancora dell'obiettivo Laowa. Come sapete, Laowa è un produttore cinese che si contraddistingue prima di tutto per la particolarità dei suoi prodotti, prodotti che spesso non hanno uguali sul mercato oppure sono veramente pochissimi obiettivi che hanno le stesse caratteristiche. Si va da obiettivi a focale fissa ad amplissima apertura come gli Argus, obiettivi macro, ultra macro, decentrabili, macro decentrabili, veramente una produzione molto articolata, molto interessante e molto strana, a dei prezzi molto molto concorrenziali, tenendo conto anche generalmente della qualità costruttiva. Qui si parla tutto di metallo. È chiaro che tutti gli obiettivi Laowa, non essendo autofocus, non avendo nessuna trasmissione dei dati EXIF, quindi non hanno contatti elettrici, per adesso almeno, che trasmettono le informazioni per dire dell'apertura del diaframma in uso al corpo macchina, hanno un costo, diciamo, di parte elettronica un po' inferiore, anche il motore autofocus comunque ha i suoi costi, ma questo non toglie che la qualità costruttiva sia di prim'ordine, la meccanica di prim'ordine, e quindi comunque un rapporto qualità-prezzo estremamente favorevole. Questo preambolo per dirvi che oggi sottoponiamo a test il Laowa 2528 ultra macro, ingrandimento da 2,5 a 5x senza nessun aggiuntivo. Qui lo vedete installato su una R5, una Canon R5 che ho utilizzato in questi test per fare qualche scatto, e vedete la forma un po' particolare di questo obiettivo, vedete, molto stretto, molto bislungo, non affatto pesante perché pesa circa 4 etti, ma tutto in metallo. Un obiettivo particolare che adesso vi andrò a raccontare, però prima di raccontarvi di questa mia esperienza d'uso e di quanto è buono, quanto le sue prestazioni sono elevate o meno, staremo a vedere, vi ricordo di fare l'iscrizione al nostro canale. Guardate, ci seguite in tantissimi, ma veramente in tanti, ma abbiamo notato che gli iscritti in percentuale sono pochi. Questo è chiaro, se seguite un canale su YouTube piuttosto assiduamente, YouTube ve lo ripropone tra le prime scelte, lo sappiamo tutti, ma l'iscrizione per noi conta perché ci dà la possibilità di avere una certa schiera di utenza molto ampia e di poter fare ancora più recensioni, più video di quelli che facciamo. E spuntate la campanellina, sarete avvisati così ogni volta che uscirà un nuovo articolo da parte nostra, articolo che non sono solo prove tecniche, ve l'ho sempre detto, come quella di oggi, ma parliamo di tutto quello che è la fotografia, 360 gradi, le riflessioni di Damiano, i grandi autori. Nella parte testuale poi di questa recensione troverete un link che vi porterà alle pagine di 3 corsi. Corso dallo scatto alla stampa Fine Art, bianco e nero Fine Art e l'ultimo composizione Fine Art. Andate un po' a curiosare e potrebbe interessarvi consultare e iscrivervi a questi 3 corsi. Allora, continuiamo a parlare di questo Laowa 2528 macro, ve lo faccio rivedere sulla R5. Un obiettivo particolare, come vi dicevo, ci ha abituato Laowa, costruito molto bene, tutto in metallo. La ghiera dei diaframmi è piuttosto netta nei suoi movimenti, i movimenti sono piuttosto secchi, anche perché non sempre chi è appassionato di macrofotografia ha il tempo di andare a curiosare sul corpo dell'obiettivo, il diaframma impostato, ma i movimenti sono molto precisi, si ha proprio la sensazione, anche perché, ripeto, non avendo nessun contatto elettrico, voi non lo vedrete nel mirino della vostra macchina o nell'LCD il valore impostato, dovete già saperlo. Diaframma, comunque vi dicevo, che parte dall'apertura massima 2,8 di questo 25 e arriva sino a F16. Vi dico una cosa, per chi non è appassionato di macro oppure per chi non conosce un po' questa pratica fotografica, il diaframma impostato non corrisponde poi al, chiamiamolo, diaframma effettivo, cioè a quanta luce passa attraverso l'obiettivo, perché dipende dall'ingrandimento. Più l'ingrandimento è elevato, più il diaframma, diciamo, viene chiuso. Quindi un diaframma, per dire 8, ha un ingrandimento 1, ok? Equivale più o meno al diaframma 8, ha un ingrandimento 5x, equivale circa un diaframma 64, quindi la luce che entra, che va a colpire il nostro sensore in questo caso,
e molto limitata. Questo quindi cosa comporta? Sicuramente illuminazione artificiale, che possono essere i flash, oppure luce continua, LED, ormai ce ne sono di tutti i tipi di illuminatori, comunque ci vuole tanta potenza, ci vuole un cavalletto molto stabile e ci vuole, vorrebbe anche una slitta micrometrica per la messa a fuoco, perché vi assicuro, l'ho provato, quando l'ingrandimento è così spinto 5x, quindi il soggetto nel vostro sensore, nel sensore 24-36 di una full frame, è 5 volte più grande di quello che è la realtà. Quindi se la realtà è 2 mm, sulla vostra superficie del vostro sensore sono 10 mm. E vi dicevo, basta pochissimo per cannare la messa a fuoco. È vero, le macchine come le R5, tutte le mirrorless hanno il focus peaking, aiuta tantissimo, no? Tenetelo non alla massima intensità, ma all'intensità più bassa per avere proprio un riscontro più preciso della corretta messa a fuoco. E anche parlando del diaframma, non chiudetelo più di 8, massimo 11, perché sennò la diffrazione salta fuori, quindi il potere risolvente dell'obiettivo ne va a perdere. Ho notato, ho visto che la ghiera di ingrandimento, quindi da 2,5 a 5x, gli ingrandimenti, adesso ve lo faccio vedere, sono serigrafati sul barilotto dell'ottica. Qui vedete l'obiettivo alla sua massima estensione, vedete 5x, vedete qua ci sono la serigrafia dei vari ingrandimenti e la ghiera stessa di ingrandimento è piuttosto dura, magari con l'utilizzo si ammorbidirà un po', però ho notato questo, chiamiamolo, difetto. Io è vero, non ho mai utilizzato un obiettivo del genere, però mi sono trovato un po' in difficoltà. Una baionetta che si incastra bene, anche questa è una cosa scontata, quindi le tolleranze di costruzione sono precise su una baionetta R di questa Canon R5 che ho utilizzato. Ho fatto un po' di scatti per provare la qualità di questo obiettivo. Ripeto, non sono un esperto in macrofotografia e ho fotografato qualche oggetto che avevo in casa utilizzando un cavalletto ben robusto per avere una messa a fuoco il più possibile precisa e in assenza totale di vibrazioni. Ho utilizzato un illuminatore luci LED per avere una possibilità di chiudere il diaframma a valore circa 8, massimo 11, senza avere tempi lunghissimi, perché comunque basta pochissimo, vi ripeto, in ingrandimenti così elevati per avere il micro mosso. E ho notato delle immagini veramente eccezionali, aprono un mondo nuovo. A questi ingrandimenti così spinti anche la fibra di un tappetino del mouse diventa una sorta di catena montuosa, cioè a occhio nudo queste cose non si vedono assolutamente. Ho notato in questo appunto questo scatto del tappetino, la trama stessa della stoffa, oppure fotografando degli anelli, delle abrasioni che a occhio nudo non si notano assolutamente, anelli seminuovi che mostrava un'abrasione estremamente importanti. Ho fotografato gli obiettivi di un iPhone 13, anche questo sembra quasi un mondo nuovo. La profondità di campo ha diaframmi anche abbastanza chiusi, 8-11, diaframmi come dicevo relativi, è talmente limitata che permette di giocare con degli sfocati molto particolari. Lo sfocato di questo obiettivo è veramente ottimo, quindi se sapete sfruttarla a dovere, con degli sfondi adeguati, con delle luci giuste nello sfondo, avrete degli scatti secondo me veramente di impatto. Potete utilizzare anche il focus stacking per avere un'immagine tutto nitida, ma questo è un altro discorso. Comunque dipende un po' dai vostri gusti fotografici e da quello che volete andare a fotografare. Intanto che sto parlando vi sto facendo vedere varie immagini che ho scattato e potete notare comunque la qualità dell'obiettivo, estremamente nitido, una nitidezza che mi ha lasciato quasi basito, quindi vuol dire che lo schema ottico di questo obiettivo è molto molto curato, anche le lenti che sono state inserite in questo schema ottico sono di elevatissima qualità. Un obiettivo che ha dalla sua rispetto poi agli obiettivi originali, mi viene in mente il Canon MP65, che è l'unico penso obiettivo che ingrandisce 5x senza aggiuntivi, costano veramente tanto, questo si trova circa sui 400-450 euro su strada, quindi un obiettivo
molto abbordabile e secondo me per gli appassionati di questo genere, di questa passione per la macrofotografia, che è una passione che viene da anni, ci sono tantissimi fotografi che sono anni che fanno macrofotografia. Vi dicevo, questo la UV25-28 Ultra Macro 2.5x5x, che sigla lunga, potrà darvi veramente le soddisfazioni elevatissime. State vedendo le immagini che ho scattato e vi renderete conto che anche in mano a un non esperto del settore, perché lo sapete, no? Io penso che per ogni settore della fotografia bisogna conoscere bene a fondo quelle che sono le caratteristiche e la tecnica. Io non sono esperto di macro, qualcosa ne so, ma quegli scatti che ho fatto mi hanno dato veramente grande soddisfazione, al che ci sto facendo quasi un pensierino per acquistarmi e mettere nel mio corredo, con una cifra, vi dicevo, non altissima, un obiettivo del genere. Quindi cosa devo dirvi? Che è stata un'esperienza molto gradevole, un obiettivo costruito a regola d'arte, prestazioni veramente molto molto elevate, non ho fotografato mirror, avete visto? Solo foto normalissime, a oggetti comodissimi che tutti possono avere in casa, ma con i ingrandimenti così spinti vi aprono un mondo nuovo. Quindi se vi è piaciuto l'articolo mettete un like, ricordatevi, ripeto, di fare l'iscrizione, spuntate la campanellina e ci vediamo insieme alla prossima recensione. Ciao!